Heart. Intrighi ed esotismo, guerrieri e concubine, la storia della Turchia, soprattutto quella del suo periodo ottomano, assomiglia un po' a una telenovela ricca di colpi di scena. Ma questo paese ancora in bilico tra Asia ed Europa, tra Islam e secolarismo, negli ultimi anni si è fatto conoscere e apprezzare anche per le serie televisive che esporta in tutto il mondo. Un successo strepitoso che non accenna a scemare. Tra il 2020 e il 2023 la domanda globale di Dizi, serie televisive in turco, si è impennata più 184%. E la Turchia è diventata la terza esportatrice al mondo di prodotti TV. Qui c'era già una tradizione, la grande eredità lasciata dal cinema turco tra gli anni 50 e 70. Con l'avvento della televisione, questo patrimonio è stato trasferito alle serie, che riflettono la varietà di un paese che è un punto di incontro tra diverse culture. Ormai per tutti i tipi di serie turche ci sono moltissime opportunità di vendere all'estero, magari con alcuni adattamenti. Di certo qui i costi di produzione sono più bassi che in altri paesi, ma le squadre in Turchia sono molto qualificate. Possiamo contare su ottimi sceneggiatori, registi, attori. Ömür Atay è il regista di Kızıl Goncalar, Boccioli Rossi in italiano. La protagonista, Meryem, sposata a 14 anni in una confraternita islamica, lotta con coraggio per impedire che sua figlia subisca la stessa sorte e trova aiuto nella figura di uno psichiatra progressista. Questo progetto rispetto ad altri è particolare ed è per questo che ho deciso di parteciparvi. Ha una sceneggiatura che ruota intorno a questioni molto attuali, che animano e dividono la nostra società. Nello specifico, una questione molto discussa in Turchia negli ultimi 20 anni, il contrasto tra fede e laicismo. Assistiamo alle riprese di un episodio all'interno della Cinecittà turca, Kundura, tra i capannoni di un'antica fabbrica di scarpe affacciata sul Bosforo. Il tema della serie è molto delicato. L'organo di vigilanza della radio-televisione turca, nominato dal governo islamico conservatore, ha già multato la produzione e bloccato la terza puntata per oltraggio ai valori nazionali e religiosi. Problemi con la censura che però hanno reso ancora più popolare la serie, presente anche sulle piattaforme di streaming internazionale. Il settore del cinema e delle serie TV sta conoscendo un vero e proprio boom in Turchia e le nostre produzioni sono apprezzate sempre di più all'estero. È vero, i turchi sono specializzati in drammi e melodrammi. È per questo credo che le nostre serie sono molto seguite ed apprezzate nel mondo arabo, ma anche nei Balcani, in America Latina, in Spagna e in Italia. Le serie turche ormai collezionano record. In Turchia ne vengono girate più di 60 l'anno e il giro d'affari complessivo si avvicina al miliardo di dollari. Vengono trasmesse quasi ovunque in 170 paesi, con un audience che, secondo il Ministero della Cultura, sfiora i 700 milioni di spettatori. La Turchia ha un grande potenziale davanti alla macchina da presa. È una terra ricca di talenti. Gli ultimi 10 anni sono stati un periodo di rivincita per i professionisti del nostro settore. Le serie turche piacciono così tanto, secondo me, perché sono fatte bene, ma anche perché raccontano un paese che in questo periodo ha addosso gli occhi del mondo e tante storie da raccontare. Savaş Satış è un attore molto popolare in Turchia, ha già recitato in serie e film d'azione di grande successo. Le serie hanno ritmi più serrati, è più stancante lavorarci. Nel cinema si ha più tempo e la possibilità di lavorare sui dettagli, ma per gli attori il lato positivo di recitare in una serie è quello di restare sempre caldi. Stavolta Savaş Satış recita in Dengeler, Equilibri, la storia di una vendetta contro un gruppo criminale da parte di un ragazzo del ghetto che voleva soltanto fare il pugile.
Original çok daha uluslararası hikayeler üreteceğini düşünüyorum. Per il mio ruolo mi sono ispirato anche a famose serie italiane, certo, ma mi sono preparato soprattutto leggendo libri di psicologia. È importante per entrare realisticamente nel personaggio. In questa serie, a cui seguirà un film, non si punta su location mozzafiato e costumi sfarzosi, bensì sulla seduzione del male in un mondo senza vincitori. La Turchia è un paese ricco di differenze e le serie di successo sono ovviamente dei generi più vari. Ci sono quelle storiche che narrano per esempio le conquiste del periodo ottomano e quelle romantiche che raccontano i sentimenti delle donne. Dengeler si differenzia in modo radicale. Turchia è un paese ricco di differenze e le serie di successo sono ovviamente dei generi più vari. Ci sono quelle storiche che narrano per esempio le conquiste del periodo ottomano e quelle romantiche che raccontano i sentimenti delle donne. Dengeler si differenzia in modo radicale perché racconta il presente e un mondo più reale. Le altre serie hanno ritmi molto lenti, con intervalli di musica e lunghe pause nei dialoghi. Noi invece utilizziamo un altro registro. Raccontiamo la malavita attraverso una storia che si svolge qui, a Istanbul. Il regista Süleyman Mert Özdemir ha appena finito di girare l'ultimo episodio della serie, che ne ha previsti 8 di 45-50 minuti l'uno. Lavoro in questo settore da 20 anni, ho diretto molti set d'azione, ma questo è quello in cui fatico di più, perché giriamo quasi sempre di sera o di notte e di solito finiamo alle 7 del mattino. Ma le nostre maestranze sono abituate a lavorare tanto e in fretta. In una settimana puntiamo a preparare 140-150 minuti di montato. Costi ancora relativamente bassi per un livello invece alto di qualità. La ricetta turca funziona, il settore è in espansione e le professionalità abbondano. Ho lavorato nel cinema per 27 anni e per fare bene questo lavoro so che bisogna curare l'estetica e prestare la massima attenzione ai dettagli. In questo stadio, per esempio, abbiamo prodotto noi le sciarpe dei tifosi con il nome e i colori di una squadra di fantasia. Poi non volevo che si vedessero altri loghi, quindi abbiamo incollato questi adesivi e coperto con le maglie e i sedili dietro. I nomi turchi suonano sempre più familiari nel mondo. Il soft power di una nazione passa anche dal piccolo schermo. Il presidente Erdogan, che ha grandi ambizioni internazionali, lo sa bene, ma anche su questo campo la Turchia ha già fatto gol.